Di fronte a noi. Inizia dunque così. Nella condotta del volo. Dalla nostra destra, pronto ad effettuare un triplo tornò. Guardate, uno, due e tre rotazioni. Al pilota che i flap siano in posizione maneuver, le ali completamente aperte a sostenere il velivolo, carrello estratto e così con i fari di atterraggio accesi, come vedete avvicinarsi dalla sinistra della display line, il Tornado sta per effettuare un touch and roll. Tira su il muso di 20 gradi e pronti con la rotazione. Sinergia tra i due membri dell'equipaggio che possiamo dire tranquillamente volano facendo un vero e proprio gioco di squadra, si crea anche una sorta di meccanismo di simbiosi proprio con il velivolo. Varia ancora una volta la geometria delle ali, nuovamente in posizione intermedia a 45 gradi, perché adesso il capitano Iolfi e il maggiore Gentile ci dimostrano cosa significa volare con il Tornado a testa in giù. Pronti per il volo rovescio. Della display line di Bellaria Giovaria. Nuova John Derry, una manovra che serve in questo caso per riposizionarsi a destra della display line. Sono tutte manovre che fanno parte delle cosiddette BFM, Basic Fighter Maneuvering, che i piloti del reparto sperimentale effettuano proprio per testare i limiti operativi e le capacità dei nostri velivoli. Un ultimo passaggio, un sorvolo alle massime prestazioni di fronte a noi con le ali a 67 gradi.
leggendaria Igea Marina per il saluto finale con cui concludono la presentazione in volo del PA200 Tornado del reparto sperimentale. Avec la musique officielle de l'espèce aérienne italienne.